Parlare non solo di Roma, la capitale, ma soprattutto di una parte di Roma molto pulsante, l'Eur, il suo centro congressi e tutto quello che circonda questo universo mondo. E stasera siamo qui proprio per dimostrare come questo cuore di Roma, questo particolare polmone, respiri molto bene. Beh, questo sì, prima di tutto un grazie a chi fa partire queste iniziative. Fino a poco tempo fa questo locale era in fase di ristrutturazione, ok, stasera c'è l'inaugurazione, vediamo intorno a noi come pulsa di interesse e di vita da parte dei cittadini della zona. Questo è un quartiere, noi ci definiamo la città nella città, perché non ci dimentichiamo che è il famoso quartiere razionalista di Roma, quindi ha al suo interno un verde, strade larghe. È un invito a essere vissuto. Per tanti anni è rimasto un po' nell'oblio della città amministrativa, finanziaria, che alla chiusura degli uffici terminava la vita. Nell'ultimo decennio, grazie a tanti operatori giovani, tra cui Spezia e Aprile, con Spazio 900, con Casa 900, ora diventati, hanno fatto un'operazione di co-marketing con Giolitti, che è un nome storico non solo dell'Eur ma di tutta Roma, proprio per rilanciare una struttura come questa, che è sicuramente una delle più brillanti dal punto di vista proprio dell'accogliere i cittadini, quindi non solo i cittadini dell'Eur, ma un po' come, ahimè, ai miei tempi, che sono molto lontani, qualche l'altro ieri, e che da Roma Centro si veniva proprio all'Eur per vivere, o da Giolitti o da Palombini su all'Eur, cioè dei momenti diversi, ok, quindi ecco, è una Roma diversa. E quindi l'aggregazione prima di tutto, un'aggregazione peraltro protetta, perché finché si resta in ambiti così circoscritti è facile divertirsi e magari non incorrere in determinati rischi. Beh, questo è validato e confermato. Noi in Eur nel periodo estivo abbiamo una notevole quantità di iniziative eventistica, musicale e così via, e la sensibilità degli operatori del settore, quindi i vari organizzatori di questi eventi, dall'anno scorso hanno stabilito un tavolo con le forze dell'ordine, quindi Roma Capitale, Carabinieri, Polizia, e hanno messo di loro delle vigilanze private proprio per garantire gli utenti di questo territorio, in modo che hanno integrato quello che erano già le forze dell'ordine presenti sul territorio, quindi in orari notturni, e sappiamo insomma, che può, da un certo tipo di divertimento qualche volta può scaturire magari qualche insana, un bicchiere di più o che cosa, e questo l'anno scorso ci ha consentito di garantire un'assoluta sicurezza in tutto il territorio, proprio perché c'era da parte anche dei privati, degli operatori, questa messa a disposizione di questa vigilanza collegata alle forze dell'ordine già presenti, hanno consentito veramente un'estate all'insegna della sicurezza. E quest'anno faremo ancora meglio. Quest'anno ancora meglio sicuramente. Grazie a voi.